Buongiorno a tutti e bentornati sul canale di Quello che piace a noi. E ci siamo riusciti a non far fallire una rubrica dopo il primo episodio. Oh, siamo tornati su un ospite dei nostri orti. E quest'oggi parleremo degli Apoidea. Gli Apoidea sono una super famiglia di menotteri. Il menottero è un insetto alato. Tra cui di questa superfamiglia fanno parte le api, vespe, bombi, calabroni, un po' tutto questi generi di insetti. E perché ne parliamo oggi? Perché proprio in primavera, stagione in cui siamo, questi insetti vanno e incominciano a muoversi, quindi a uscire dai loro nidi, i loro alveari, e a nutrirsi, e si nutrono di nettare prodotto dai fiori. I fiori, nel corso delle migliaia di anni, hanno sviluppato il polline maschile in modo tale da potersi aggrappare alle zampe di questi insetti. Quindi, quando un insetto di questi entra all'interno della corolla di un fiore per nutrirsi, il polline gli rimane attaccato alle zampe. Quando questo insetto si sposta su un altro fiore, il polline si trasferisce e quindi i fiori si impollinano, e quindi con il fiore che ha compiuto il suo lavoro si sviluppa poi il frutto. Quindi questi insetti sono ottimi per i vostri frutteti, per i nostri orti, per qualsiasi pianta da frutto. Qual è il problema? Perché questi insetti, detti così, sembrano essere fantastici. Il problema è che sono molto, molto, molto deboli a insetticidi e anticrittogamici. Mi spiego meglio. Gli insetticidi sono qualsiasi prodotto, una deltametrina, un insetticida più ad ampio spettro o più specifico, che viene dato su un campo o su piccola zona di orto per tenere alla larga dati insetti, alcuni insetti. Il problema è che questi menotteri, essendo molto fragili, vengono colpiti anche loro da questo insetticida, quindi rimangono un po' storditi, ma a volte morti, a volte evitano la zona. Quindi diciamo che questi insetticidi, anche se non sono specifici per loro, li colpiscono. Stessa storia per gli anticrittogamici, che vengono dati sulle piante perché sono antifungicidi, però appunto proprio perché vengono dati sulle piante rischiano che l'insetto che va poi a posarsi sul fiore si posi anche sull'anticrittogamico, l'anticrittogamico essendo tossico li stordisca, li faccia star male e li faccia anche morire. Quindi questi insetti sono ottimali per la sopravvivenza di un ecosistema, perché impollinando i fiori, quindi favorendo la fruttificazione, sono quasi alla base di una catena di ogni catena alimentare, perché poi il frutto viene mangiato dall'erbivoro, l'erbivoro viene mangiato dal carnivoro, il carnivoro viene mangiato dal superpredatore e così via. Il problema è quindi quello che questi insetti stanno man mano scomparendo per via del forte inquinamento, per via dell'uso di insetticidi ad ampio spettro. E questi insetti sono sia essenziali per la nostra vita, perché un'ape produce miele, cere, pappa reale, sia perché poi dà il via a tutta una serie di catene trofiche. E ricordiamoci che Einstein, almeno si dice che l'abbia detto lui, aveva detto: dal momento in cui non ci saranno più api sulla faccia di questa terra, l'umanità avrà l'età contata, l'età di vita. E non si parla di centinaia o migliaia di anni, ma di 4 anni. Di 4 anni. Quindi, se vedete un'ape, non spaventatevi, anche perché pungono solamente se
messe alla stretta o se aggredite. Semplicemente fate tutto ciò che potete, che è in vostro potere, per preservare questi insetti che sono utilissimi. Grazie a tutti per averci seguito e buona domenica. Ciao!